Se la memoria non ci inganna, l'ultimo gol segnato di testa su angolo l'aveva messo a segno Simone Canestrelli. Passato qualche mese, Simone Canestrelli ne mette a segno un altro decisivo. Sì, sono molto contento. Sono molto contento per il gol, per i tre punti soprattutto. E per la prestazione possiamo e dobbiamo fare molto meglio, perché ci alleniamo a fare determinate cose che oggi non ci sono riuscite proprio nel completo, però comunque intanto ci prendiamo questi tre punti, siamo contenti e andiamo avanti. Oggi è stata una partita, come vengono definite di solito, sporche, dove conta vincere poi alla fine. Sono andati tre punti e comunque, come hai detto te, c'è qualcosa da migliorare, ma intanto portiamo avanti il nostro cammino. Sì, sai, sono le classiche partite di Serie B, ormai conosciamo tutti questo campionato. E prima della partita ci eravamo posti l'obiettivo di vincere, di non prendere gol, e ci siamo riusciti nonostante qualche difficoltà, però sono contento di aver portato a casa gli obiettivi. C'era tanta strada da fare, però hai comunque fatto una corsa verso i tifosi del Pisa che erano dal lato opposto. Sì, quando segni hai una scarica di adrenalina che ti permette magari di fare anche una corsa come ho fatto io, nonostante fossi stanco per il caldo, per il campo che era pesante. Però sono contento per i nostri tifosi che sono venuti in tanti anche oggi, ci sostengono sempre, quindi la dedica anche per loro. Ultima cosa, saranno tanti tifosi anche martedì a Reggio Emilia contro la Reggiana, giusto il tempo di rilassarsi un attimo e poi si rigioca. Sì, dobbiamo subito ricaricare le pile, martedì ci aspetta un'altra partita difficilissima, come tutte in questo campionato, e da domani, da stasera già ci prepareremo per affrontarla.